che esce, io glielo vorrei chiedere in direzione come mai non mai prende il taxi invece della scorta. Lì di fronte, Massimo, se puoi inquadrare, ci sono dei cittadini. I famosi cittadini. Lei è l'avvocato signore che sta parlando di persone licenziate, ma vede quanto la stazione. Tutto il mio rispetto per lei, Presidente. Fate passare il Presidente, per favore. Presidente, forse saremo il suo primo mal di testa. Siamo 360 dipendenti che l'azienda americana sta mandando a casa, Presidente. Ci stanno offrendo dei soldi sporchi, Presidente. Sono 20 anni che lavoro per questa azienda. Presidente, ci stanno buttando fuori per dare lavoro alle cooperative, Presidente. Aiuti. Ma si renda conto. Siamo 361 dipendenti. Guardi questa signora qua. A lavorare a Milano dopo che sono mandando a Milano. Tre generazioni che stanno a Roma, non mi pare proprio giusto. Questa azienda è in attivo, c'ha i soldi. Aiutatene, Presidente. No, sono 34 filiali italiani, stanno chiudendo 24, Presidente. 24 filiali italiani stanno mandando a casa 361 persone, Presidente. Lo sa che cosa hanno detto al tavolo del MISE? Noi abbiamo i soldi per darvi, prendetevi i soldi, siamo un'azienda in attivo. Presidente, i soldi sporchi non li vogliamo. I nostri figli, malate. Il Santo Padre. Presidente, dateci la mano. C'è un incontro al MISE mercoledì dopo un altro incontro. Il Santo Padre ci ha ricevuto il 13 maggio. Sì, lo stiamo aspettando, ma non si vede, Presidente. Ma noi ci fidiamo di lei, Presidente. Dovete fidare di tutti. Perché noi, sa una cosa, Presidente? Una bella squadra. Noi infatti ci fidiamo di lei perché noi abbiamo messo questo governo, lo abbiamo messo lì perché noi abbiamo votato, Presidente. Sì. E loro devono capire che adesso devono scendere a aiutarci a noi. Non sedersi sulle poltrone, come ha fatto lei, Presidente, che questo gli rende onore. Lei è un grande e lo ha dimostrato, ha detto che è l'avvocato di tutti gli italiani e io ci credo. No, il grande sta in cielo. Grazie, Presidente, gli fa onore. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente. Non so se Luigi Di Maio era già avvertito. Di Luigi Di Maio gli ho scritto una lettera e non mi ha risposto. Un attimo, non se l'ha ancora insediato. Perfetto. Sarà mia premura avvertirlo subito di questo incontro di mercoledì e vedrete che lui presiderà subito il tavolo. Grazie, Presidente. Grazie. E in bocca al lupo, Presidente. In bocca al lupo, Presidente. Sky News, please. Grazie. Ci vediamo qui. Ok, vediamo qui.